è scattata l'ora solare che profuma di estate, che profuma di tante cose che scopriremo nel corso della nostra puntata, di questa puntata in maniera particolare, e scattano anche quei pensieri che tu hai quando dici di tutte le estati che io ho vissuto, beh, in tutte queste estati ci sono persone care, grandi, importanti, importanti per il tuo cuore, che ci sono e restano. Per esempio, per l'ora solare c'è una madrina, che più madrina, più cara, più grande, più buona, più generosa, sinceramente generosa nella vita come nel lavoro, una persona per bene, una persona profondamente per bene, che non mi stancherò mai di dire, è più bella dentro che fuori, e qui ci vorrebbe la faccia di Totò. E ho detto tutto. Signore e signori, Maria Grazia Cucinotta! Però così non vale, perché tu mi fai piangere subito. Perché io posso dire anche di più di te. Sì, ma adesso... scusa, no, non si fermano più le mani. Perdonate, cioè, abbiamo pubblico dietro le quinte. No, perché io posso dire molto di più su di te. Molto perché di più. Comunque... La cosa è reciproca. La cosa è reciproca. Ci vogliamo Ci un bene matto. Le sorelle d'anima, io le chiamo. Quelle persone che si uniscono perché hanno la stessa energia, lo stesso modo di vivere, di vivere la vita soprattutto, e di cercare, di cose che cercano nella vita. Sorella d'anima, quanto è bella lei. Grande attrice, grande, grande tutto. Grande moglie, grande mamma. Scopriremo tutto questo. Cominciamo dal primo capitolo con la mia sorella d'anima, Maria Grazia Cucinotta. 3 film in uscita, Goffredo e l'Italia chiamò. E pensiamo che il Goffredo sia il Mameli. Il Mameli, sì. Non è stato mai fatto un film sulla sua vita. E devo dire che è stato molto interessante. Questo giovane ragazzo. Questo giovane ragazzo, giovanissimo, un poeta, uno che lottava per gli ideali, che... perde la vita proprio per questo, lasciando una di quelle di quei segni che ci identifica in tutto il mondo. In tutto il mondo, e chi più di me, più di Maria Grazia lo sa, Maria Grazia è bandiera italiana in giro per tutto il mondo. Poi c'è Il meglio di te, appena tornato dalla presentazione a Cannes, una bella, grande, importantissima storia d'amore. Una storia d'amore molto importante, devo dire... È stato bello intenso anche girarla, perché eravamo al Rifreddo di Potenza su questa montagna. Casa mia. e lì ci sono solo boschi, quindi c'era questo albergo, la villa dove giravamo, e poi c'eravamo noi del cast con Vincent Riosta e il regista Fabrizio Maria Cortese, che devo sempre ringraziare, perché grazie a lui che ho fatto un qualcosa che poi mi sono sorpresa anche a vedere. Vincent Riotta, che fa anche il papà di Mameli, quindi sì. Non ci siamo visti per 28 anni, perché noi abbiamo fatto un film insieme quando io ero appena arrivata a Los Angeles, e lui, devo dire, mi ha aiutato tantissimo, perché io ancora non parlavo inglese, quindi mi traduceva, perché lui comunque, pur essendo di origine italiana, è nato e cresciuto in Inghilterra. E poi ci siamo ritrovati a fare il papà e la mamma di Mameli, e poi adesso... Sì, cioè, non ti vedo per 30 anni, e poi abbiamo cominciato a lavorare insieme. Meravigliosa. E ancora gli agnelli possono pascolare in pace. E, Maria Grazia, è tutto questo, è cinema, ed è però un costante impegno a... per questo io parlo di generosità, a dare agli altri. La tua carriera di produttrice va di pari passo con quella dell'attrice. Tra poco anche la regia, mi pare. No? C'è un progetto, due progetti ai quali tengo tantissimo, e devo dire, ci vuole tempo. Ho imparato a non correre più. Perché quando corri sono una bulimica in tutto, nella vita. Tu sei sempre andata di corsa, ma sempre per lavorare. Sempre per lavorare, però a volte non sei più obiettiva. E allora ho imparato a fare le cose con estrema calma. Nel senso, adesso mi prendo il tempo. Devo dire grazie anche a tutto quello che è successo, al Covid, al fatto che siamo stati fermi, siamo stati chiusi. E ho rivalutato il tempo. Perché prima era il tempo che mi dettava la mia vita, adesso sono io che voglio dire al tempo. Brava, ci penso io. Brava. Allora, in tutto questo, certo, quel tempo è iniziato, in realtà è iniziato molto tempo prima di quanto noi l'abbiamo abbracciata e imparata a conoscere come la meravigliosa interprete del Postino, Maria Grazia
è cittadina onoraria di San Giorgio a Cremano. Che bello, guarda, che emozione bellissima. Sono andata sotto questo murales bellissimo ed è stato forse uno dei momenti più belli, perché comunque c'erano le persone affacciate al balcone. Eccolo. Tesoro. Ed è bello perché è il posto, è il momento, io sono nata in quel momento professionalmente, e quindi festeggiare il compleanno di Massimo con la gente che appartiene a lui, alla sua memoria, alle sue origini, è stato bellissimo. È stato bellissimo, quanto è bella lei, è una meraviglia. L'isola di Salina, sapete, quell'isola che, grazie, è Italia, poi è Sicilia, Italia in tutto il mondo. L'isola di Salina, mi ha molto impressionato questa cosa. Tu sei entrata nella casa di Neruda, che è quella Salina, così viene chiamata, solo l'anno scorso, per tanto tempo, non lo so, ho avuto, non un rifiuto, però non c'è stata l'opportunità, mentre vado sempre da Clara Rametta, che era questa donna fantastica che ci aveva ospitato durante le riprese, e lei è diventata veramente una famiglia meravigliosa. E chi non lo diventa con te? Però lì non ero mai andata e devo dirti che ci sono ritornata con Giulia. E ritrovare quei posti. Giulia Grazia Maria. Giulia Grazia Maria. Con Giulia, ritornare lì con un'altra vita, che nel frattempo è nata e cresciuta, e vedere quei posti con gli occhi di lei che ha visto il film, comunque è stato un qualcosa che... È tua figlia. Ti frullano le emozioni dentro. Sì, e quindi ci sei entrata. Maria Grazia ha due fratelli, dico bene? Io siamo tre. Siamo un quattro, un maschio e tre femmine. E c'è tuo fratello che è un grande fotografo, uno di questi. Mio fratello è un fotografo, si diverte, è la sua passione. Sì, è la sua passione, ed è stata l'unica volta in cui sono sembrata poco rispettosa verso la famiglia Cucinotta, perché lui scatta questa fotografia e io gli mando un messaggio privato e gli ho detto: vinci facile tu però, a scattare fotografie ad una meraviglia così. Signori, tra un istante, dove siete? Il primo fotografo della mia vita, perché io grazie a lui, io non avevo i soldi per fare il book fotografico, e lui ha avuto sempre questa passione e lavorava come assistente ai fotografi, quindi da giovanissimo, e quindi ho detto: guarda, me l'ha fatta lui, io ho iniziato a lavorare grazie alle sue fotografie. E noi anche per questo lo ringraziamo tantissimo. Ho iniziato a lavorare, una carriera luminosa, limpida, sempre all'insegna di una grandissima correttezza nei confronti di se stessa, nei confronti del pubblico. E poi lo sapevate che cosa è stato deciso quest'anno per una festa della mamma molto speciale? Dove è andata Maria Grazia Cucinotta per la festa della mamma? Non lo sapete? Tra poco, all'ora solare. Ci vediamo. Allora solare, già che siamo, come dire, all'ultima puntata di tutto questo lungo anno, ma sono 5 anni che noi siamo in onda. Signore e signori, all'ora solare, la madrina dell'ora solare, Maria Grazia Cucinotta, in tutta la sua bellezza. 5 anni. In tutta la sua strepitosa bellezza. Allora, se pensiamo all'estate e pensiamo alla tua Sicilia, guardandoti bene pensiamo che tu l'estate la porti con te. Sei un'estate che viaggia, no? Ovunque nel mondo, perché quella solarità, quel tuo luogo, nonostante tu sia una donna internazionale, continui a portarlo con te. Guarda, io mi sento fortunata, ma sono stata sempre così. Io mi affacciavo al balcone di casa mia e c'era un forte abbandonato, le immaginavo già che c'era un mondo a parte. Sono una visionaria, comunque non ho momenti, posso avere dei momenti di tristezza come tutti, però durano pochissimo, perché poi... Già il fatto di svegliarsi, questo l'ho imparato logicamente grazie alla mia attività di volontariato, già svegliarti e stare bene è comunque una grande fortuna. E tanti si lamentano veramente perché le cose non vanno come devono andare, perché comunque il lavoro e perché quella cosa, o il chilo in più, o la rughina, poi alla fine... Sono tutte stupidaggini davanti a una vita sana. Maria Grazia Cucinotta fa solidarietà, tantissima, credetemi, così in silenzio.
E chi è stato testimone? Sempre in silenzio, perché tante volte devi essere, sì, devi essere la voce. Finisco. Chi è stato testimone diretto della sua capacità di essere così cara in silenzio la può raccontare. Non ho il dito così perché si è fissato. La può raccontare. E poi lei è solidarietà raccontata a tutti. Talmente a tutti che tu quest'anno, nel giorno della festa della mamma, sei andata a Lourdes. Ed è stata una cosa importante per tutte le tantissime persone che hanno potuto abbracciarti e le persone che tu hai potuto abbracciare, cioè onorare quella festa in un modo diverso dal solito e ancor più speciale. Devo dire che Lourdes mi ha sorpresa. Quando ti ritrovi sotto la grotta e guardi la statua della Madonna, ci possono essere milioni di persone, però c'è accade una magia. Che tu poi può lì. Essere fede, può essere tutto quello che vuoi, però quello che ho visto è che c'era tanta gente straniera, non era solo per me, accadeva un po' a tutti. Arrivavi sotto la grotta e si fermava il tempo, si fermavano le voci e entravi in contatto con un mondo meraviglioso fatto di pace e di serenità. E devo dirti che mi ha emozionato anche vedere questi 22.000 ragazzi tra i 16 e i 23-25 anni, lì, tutti intorno a questa grotta, per vivere la stessa esperienza, a loro spese tra le altre cose. Quindi, sai, si festeggiava l'arma italiana, ma si festeggiava anche la voglia di pace, secondo me. Una grande voglia di pace, più che mai in questo momento. Quando Maria Grazia uscì, dalla, non so come si il nome della chiesa a chi fosse dedicata, era San Gemini, giusto? Sì. Uscì in abito da sposa e rese ancora più bella la sua immagine, la sua figura, e per due motivi: non solo perché era bellissima, ma perché quel suo sposo, che è suo marito ancora oggi e per sempre, aveva portato all'altare una ragazza, la più moglie di tutte, diventata poi la più mamma con Giulia. Ecco, questa vostra storia, che è una storia che ormai sta arrivando a quanti anni? Sono 29. 20, il prossimo anno fuochi d'artificio? Fuochi d'artificio. 30 anni. Guardateli, eccolo qua. Qui era mamma, Giulio, la nostra Giulio prima Violati. Foto insieme. Giustamente, in quell'abbraccio c'è tutto, Maria Grazia? Eh sì, nell'abbraccio c'è tutto, perché era quello che volevo. Alla fine, secondo me, era quello che volevo. Secondo me le donne non cercano poi chissà cosa. Noi siamo alla ricerca di qualcuno che ci fa sentire piccole, che ci fa sentire indifese, che ci fa smettere di pensare che ci dobbiamo proteggere dal mondo intero. Cos'è l'amore per voi due? L'amore è quello di essere cresciuti insieme. Noi siamo cresciuti insieme, abbiamo imparato dai nostri sbagli e stiamo ancora imparando, perché ancora, sai, quando ti metti insieme che hai 24 e 26 anni, sei proprio, io lo vedo attraverso mia figlia, eravamo piccoli, ci sentivamo grandi, ma eravamo piccoli. Eravate piccolini. E non conoscevamo la vita e tutto quello che ci poteva mettere pro e contro. E quindi abbiamo imparato e siamo felici adesso. Sono meravigliosi, non solo felici. Sono stati anche i nostri ospiti, l'abbiamo visto con i nostri ospiti. E poi c'è Giulia. Sono ripetitiva, non mi stancherò mai di dirlo. Già, sta anima è lunga 2 metri, è la donna, lo sappiamo, è una delle donne più belle del mondo, in assoluto. Io mi ricordo lei che tiene Giulia con le sue immense, infinite, lunghissime mani. C'era questa neonatina che lei teneva così. Oddio, tra 2 mani. E questa neonatina è lei, è la dottoressa Giulia Violati. Dico, beh, Giulia Grazia Maria. Giulia Grazia Maria, perché sì, essendo figlia unica, è la prima. No, ma Giulia pagato, Maria Grazia. Ha pagato questo prezzo, perché porta il nome di entrambi. Perché è veramente l'unica cosa sulla quale noi andiamo d'accordo. Ma voi andate d'accordo su no, tutto. Ma quella è l'unica cosa che veramente ti unisce. È lei, capito? Lei è il frutto della nostra unione. E ti devo dire che fantastica, perché comunque mi ha laurearsi a 21 anni, continuare a studiare, perché poi lei adesso vuole lavorare per le associazioni, le grandi organizzazioni che aiutano, quindi... Chissà da chi ha preso, tra papà e mamma. Sono contenta, lotta anche lei contro tutti i pregiudizi, contro l'omofobia, e lo fa ancora più, forse in modo più forte di me. Allora... Quindi sono contenta perché
i valori ti, da una parte li paghi, perché a volte ti senti un outsider, dall'altra parte ti fanno vivere una vita apprezzando le piccole cose vere, che sono quelle cose che ormai ti sembrano inutili, ma in realtà sono importantissime, sono perché sono le cose che ti rendono veramente felice. Ma non lo dico per dirlo, perché tu puoi avere tutto quello che vuoi, ma poi se ti mancano queste piccole cose che tu hai ignorato fino adesso, sì, ti resta sempre quell'insoddisfazione di non aver qualcosa. Quel sapore che manca, fatemelo dire, sul palato, non è solo un modo per arrivare a una trasmissione che è iniziata con successo e prosegue con successo sulla 7, l'ingrediente perfetto, perché Maria Grazia sa anche cucinare divinamente bene. A casa sua una volta entro, aveva appena finito di fare una cosa importantissima e vedo la più grande ciotola per pasta mai vista in vita mia. Era una cosa, sembrava una fontana l'esagerazione romana, siciliana, una fontana, e lei aveva cucinato in una maniera strepitosa per tutti. C'è una radice a tutto questo? C'è sempre la mamma. La mamma di Maria Grazia, dicono le storie alle quali noi dobbiamo credere, che cucini un ragù pazzesco. Il ragù di mamma. Non ce la fai. È una cosa, eccola qua. Il ragù di mamma è veramente unico, veramente, ma non lo so, io ci ho provato, poi ho preso, pensa che mi sono portata anche la carne via da Messina, col sugo da Messina per provare a rifare lì, però mancava il suo amore, perché comunque secondo me l'amore di mamma rende vero, c'è quella, cioè, ma noi siamo fatti di energia, sì, secondo sì, me sì. C'è una magia, un c'è qualcosa una punta di, in più. Di, sì. Ma cucinate insieme quando siete a Messina? Guarda, l'ultima volta lei ultimamente è stata male perché si è rotta una vertebra della schiena, quindi è stata, amore, devo dirti, sono quelle volte dove il cuore si fa piccolo, piccolo, piccolo. Allora eravamo a casa e ho visto i carciofi, ho detto per farla, perché lei adora, no? Sentirsi sempre... E ho detto, mamma, compri i carciofi, li facciamo. E ci siamo messi a fare 100 carciofi tutti spellati. Cioè, esagerate, meravigliose. E siamo messi 100 a fare carciofi. 100 carciofi ci siamo messi a fare. Lei è felicissima perché comunque me li sono portati a Roma e quasi non li tocco, capito? Perché? Perché sono i carciofi surgelati della mamma. Della mamma. Della mamma. Della mamma. E la tua estate, quando torni bambina? Proprio con la tua mamma, con i tuoi fratelli, con il tuo papà. Quando ripensi a quando... È l'equivalente di quando Giulia era piccola, no? Ecco, tu... Ma lo sai cosa? Che fino a quando c'è mamma tu sei sempre piccola. Perché io comunque ritorno da lei e... Non ti dico mi metto sulle sue gambe perché sennò le faccio male, però devo dire che gli abbracci me li prendo tutti e tu ritorni in quel mondo magico dove si può permettere di sognare e di sentirti protetta, perché comunque casa è la protezione, fino a quando c'è lei sai che non ti accadrà mai nulla. È un qualcosa, casa mia è un qualcosa che dove c'è Maria Grazia, dove c'è quella Maria Grazia che forse nessuno conosce, per quanto poi non sia cambiata tanto, però il fatto di ritornare nel posto, dormire nel lettino dove sognavo, dove speravo di cambiare la mia vita, rincontrare i miei compagni di scuola, le persone con le quali sono cresciuta, devo dirti che ti dà una carica e ti dà un'energia unica. Tu sei regina di produzione cinematografica, oltre a regina di, come no, attrice. Regina no, ho provato. No, non solo, in Italia, in Cina. Hai lavorato, ti ha voluto Woody Allen, ci hai fatto venire il sangue proprio bloccato con 007, perché è meraviglioso. Dice, sai, sto facendo questo film, lo sapeva il mondo ovviamente, Volante. Cioè, lontana mi sono da ogni molto idea divertita, di pericolo. Mi sono ci credo, divertita. Noi abbiamo devo dire avuto tanta paura. Che, eppure, io, quando mi riguardo, non rifarei più quello che ho fatto, perché poi, per carità, lì eri messa in estrema sicurezza, sì, però ero io, poi quando dicevo, ma sull'acqua non si frena, capito? Perché poi comunque sì, lo so portare il motoscafo, abbiamo fatto tanta... spieghiamolo, tu portavi questo motoscafo... Portavo il motoscafo, tranne nelle scene quelle dove...
il motoscafo entrava dentro, perché quelli non sono effetti speciali. 007, tutte le scene vengono fatte dal vero, e quindi non hai devono esserci dei professionisti, perché sennò rischi poi che veramente fai male a te stessa ma anche agli altri. Quindi portavo io il motoscafo tranquillamente, anche quando stava su un lato. Dire tranquillamente, tranquillamente, cosa... perché comunque era. Non ci pensi quando sei ragazzina, che comunque la vita, tu ti senti invincibile, capito? Poi volevo dimostrare che ero un'italiana tosta, e quindi certo, e questo fare mi questo, certo, quando mi hanno appeso sulla mongolfiera, che soffri di vertigini? Io no, morivo, cioè, le mani che mi sudavano, perché io soffro di vertigini in un modo... E sono andata a fare tutte queste cose. Devo dire, sulla mongolfiera ho patito perché... capito, quando guardavo giù e c'erano questi piccoli, ho detto, oh, quando... e poi col vento, quando c'era il vento che cominciava a dondolarti, ho detto, ma questo scende adesso giù, mi porta su in alto, ho detto, allora, scusate, al di là delle nuvole. Posso chiedere una cosa a voi a casa? Ma come si fa a non adorarla questa donna? È impossibile, perché anche il dono della simpatia, impossibile. Senti, ragazza favolosa, ragazza meravigliosa, amica splendida, ma tu, adesso, da grande... che vuoi fare? Beh, io non mi sento così grande ancora, io devo dirti ottima la verità, risposta. Non mi sento ancora così grande. C'ho tante cose da fare, ma proprio tante. Devo dire, ho fatto, sempre imparando dagli sbagli, ho fatto delle scelte diverse, quindi adesso mi sto dedicando più veramente alle cose che voglio fare, quindi ho intenzione appunto di portare avanti la regia, ho accantonato la produzione per il momento, perché comunque ho incontrato una persona meravigliosa che è Corrado Azzollini, che è diventato il mio produttore, perché lui lo sa fare molto meglio di me, quindi devi anche essere sincera con te stessa e capire quali sono questa, i tuoi limiti, perché non puoi fare tutto, perché comunque sì, lo so fare pure, però io sono molto più artistica, sono... Non puoi mischiare tutto, perché rischi poi che nel calderone fai male tutto. Insomma, la 25enne Maria Grazia Cucinotta ha in campo, sul tavolo, tantissime cose da fare. Adesso io gliene faccio fare una veloce, che così voi segnate e scrivete. Una ricetta tua, solo tua, che possiamo preparare adesso a pranzo. Velocissima. Sono a ma casa tua. Cosa vuoi mangiare? Un primo o un secondo? Cosa vogliamo mangiare? Un primo? Primo? Cucinotta primo? Guarda, di solito a casa ce l'abbiamo tutti i pomodorini, no? Sì. I pomodorini li apri in due, li metti in padella con un po' d'olio, un pizzico di sale e il basilico, che lo dovete tenere sempre a casa, perché il basilico salva. Perché una foglia di basilico, prima di tutto, ti profuma il sugo. Poi io metto sempre un pizzico di paprika dolce, e un pizzico di zucchero, perché toglie l'acidità, è tutto molto più digeribile. Cuoci la pasta, la metti dentro, una volta che è cotta la scoli direttamente nei pomodorini, olio, li fai mantecare, se volete un po' di formaggio, altrimenti niente, altrimenti se avete dei tarallucci sbriciolati li mettete lì sopra, che sono buonissimi. Signori, e poi vi mettete una foto della Cucinotta davanti e buon appetito! Maria Grazia, grazie. Grazie a te. Maria Grazia Cucinotta, che ci ha anche regalato questa ricetta fatta così. Ma quella è fatta, cioè, la ricetta nostra, siamo italiani. Siamo italiani. Guardate, abbiamo i prodotti buoni, dobbiamo tutelare il Made in Italy, ragazzi. Perché le nostre cose sono buone, la nostra terra è buona. Detto da te, detto tutto. Prima di lanciare il nostro servizio, Alessandro Tresa, io non lo faccio per me che mi alzo, lo faccio per tutti noi, in regia, fuori dalla regia. Ci possiamo alzare in piedi per salutare Maria Grazia? Scusate, perché già l'abbiamo vista, meravigliosa. Ma creatura bella, vieni qua. Scusate. Questo scusate. Ce lo dobbiamo fare ogni volta. Ecco. Grazie tesoro. Grazie. Guardate queste immagini ora, grazie. Una stella vera. He was a famous trumpet man from our Chicago way. He had a boogie style but no one else could play. He was a top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowin' reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. They really brought him down because he could not jam. The captain seemed... Allora, già che parliamo d'estate, parliamo di tutto ciò che ci fa bene, tutto ciò che fa bene al cuore,
che deve passare però necessariamente anche per la tavola. Intanto grazie al mio studio, alla mia produzione, non li ringrazierò mai abbastanza, perché guardate che tavolo che hanno allestito, un tavolo che sa di bontà e di salute, perché c'è Ilaria Marino, diventata nel 2015 la prima agri-chef della Regione Lazio, e finalmente la conosco di persona. Buongiorno Ilaria. Grazie. Grazie di essere con noi. Intanto, un agri-chef che cos'è? Agri-chef o cuoco contadino, sì. In realtà già un po' la parola dice, prima di essere cuoco, come anche insomma, la divisa, la giacca, no? Sì. Da intendere siamo contadini. Che meraviglia. Quindi vuol dire che noi abbiamo agriturismi, la terra, certo. E che quindi attraverso il cibo da noi prodotto raccontiamo la tradizione, la storia, manteniamo... Perché la terra è bassa, questa è una cosa che dobbiamo sempre ricordare. È fatica perché la terra è bassa. La terra è bassa, e la terra costa tanta fatica, tantissima, non quindi... è quello che vediamo al supermercato, la terra costa fatica. E okay. Quindi non ci possiamo assolutamente permettere di rovinare un prodotto, esatto. No, di non valorizzarlo. Perché poi dopo noi compriamo, e meno male che esistono i supermercati, ma... dobbiamo conoscere dietro quel prodotto una lunga storia. Esatto, infatti il supermercato adesso si sta un po', diciamo, adattando a noi, ma io parlerei più di mercati chilometro zero, dove il produttore ci mette la faccia. Campagna Amica, Campagna Amica racconta, è in tutta Italia, no? Assolutamente sì, ma infatti quando io ti vado a parlare, per esempio, una zuppa di fagioli, no? Sì. Tu dici zuppa di fagioli? Lo ammetto, lo dico. Io magari ti dico una zuppa di fagioli con il fagiolo del Purgatorio, perché è tipico della mia zona. Cioè, lì fa la differenza, capito? Il cuoco contadino fa questa differenza. Perché la nostra Ilaria mi ha freddato con gli occhi quando io ho parlato dei supermercati. No, lo dico perché nel massimo rispetto del lavoro dei supermercati, c'è un'altra storia quando ci sono i mercati, e i mercati dove il contadino ti spiega esattamente che cosa tu abbia davanti a te, no? In quel momento, che cosa sia quel prodotto. Allora, qui abbiamo melanzane, zucchine, carote, insalata. Per preparare un aperitivo, per esempio, se io ve lo faccio vedere che ho studiato, se io conservo la buccia di queste meraviglie delle melanzane, che cosa posso fare? Tu vuol dire che sei stato in un posto molto particolare, perché pochi sanno questo, sì. Ed è un'arte del recupero, esatto. Utilizzare le bucce. Sì. Ci facciamo delle fantastiche chips. Come? Allora, le sbucciamo con un semplicissimo pelapatate, per cui viene una strisciolina sottile. Sottile. Ovviamente ben lavate, no? Eccetera. E... la mettiamo un attimino a frigorifero, cioè l'importante è creare, nel momento che andiamo a friggere, parliamo di chips, quindi come fosse una patatina fritta, no? Sì. Nell'olio bollente noi mettiamo il prodotto gelato, molto freddo, crea uno shock termico che diciamo sigilla subito il prodotto, non assorbe olio, per cui rimane croccante. E soprattutto Ilaria, non le butto via. E non le buttiamo che via. Che è un'altra cosa che voi insegnate. Per il discorso che facevi tu prima, la terra è bassa, non si spreca nulla. Non si spreca nulla, è meravigliosa. Le tradizioni delle nonne, questo poi ci porta. Quello dicevano. Arriviamo anche alla parmigiana di melanzane, ci arrivo. Ma non prima di essere passati per la pastella. Allora, c'è chi fa la pastella per le verdure, e le verdure si intristiscono tanto. Allora, per evitare di incorrere in errori da pastella fatta male... come si fa la vera pastella per le verdure? Allora, la pastella innanzitutto ha sempre bisogno di due, diciamo, accorgimenti fondamentali, che sia questo liquido che può essere acqua frizzante o birra, ok? Quindi parliamo di frizzante o birra, bollicine, sì. E freddo. Gelato. Stesso anche discorso qui. Di prima, perché non è la pastella che intristisce, è se noi non abbiamo questo shock termico nella frittura, nell'olio... tra il freddo e il caldo dell'olio, sì. Si smuscia perché assorbe, fa blu blu, piano piano. E cioè fa blu blu, è meraviglioso, siamo due cartoni animati io e Ilaria, praticamente, due cartoni animati. Allora, farina e supponiamo birra bella gelata, acqua e farina e poi aggiungo...
acqua e farina, una densità giusta secondo quello che andiamo a pastellare. Però l'importante poi è il momento della frittura, non solo della pastella. Là ti voglio. Allora, aspettate un attimo. Allora, perfetto. Stiamo suggerendo cose estive. La parmigiana di melanzane è però quel tipo di piatto che lo fai d'estate, lo fai d'inverno, lo fai a primavera, lo fai a autunno, stai sempre bene. Sì, sì. Lo devi fare soprattutto quando le melanzane sono in periodo. Brava, dicevo anche quando mi parlavi di supermercati, che per carità, l'importante è seguire consigli e saper scegliere. Sì. Prodotto fresco, prodotto di stagione. E purtroppo siamo in un periodo dove sui mercati troviamo tutto l'anno. E non è così. Non è così la vera stagione, quindi io so che la melanzana la devo usare da adesso in poi, perché è più saporita, perché è la sua stagione. E anche perché la sua stagione, e anche perché è meglio. Io credo che se esiste una stagionalità, non lo credo solo io, sia anche perché il nostro fisico mangi qualcosa durante quel periodo della stagione, sì, no? Però ti posso dare un suggerimento. Se, come vedo, sei pure abbastanza golosa e apprezzi tutta questa tavolozza di colori, eccetera, che l'estate ce la dà più dell'inverno, noi possiamo conservare queste meraviglie, quindi non so, una melanzana sott'olio, certo. Magari non ci fa la parmigiana, però la melanzana la puoi mangiare d'inverno, ma la tua che hai lavorata per bene nel momento giusto. E se no mica sarebbe agri-chef, prima agri-chef a caso, voglio dire, stiamo parlando di una signora che sa l'argomento, lo conosce molto bene. La frittata, questa meraviglia di idea, ci hai fatto una frittata, e meno male, nel senso che quando si riesce a farla bene la frittata... Viva la frittata! Viva la frittata! Cosa possiamo fare in questa stagione? Tutto si recupera nella frittata. La frittata serve a recuperare tutto quanto? Serve a recuperare tutto. Modello? Per esempio, cosa possiamo recuperare nella frittata? Allora, qui potremmo recuperare... I semi della melanzana? No. Noi abbiamo un pezzetto di melanzana avanzata, come dici tu, della parmigiana, un pezzetto è... Tritiamo tutto, passiamo in padella e ci facciamo una frittata. Ma sai cosa, per esempio, io faccio nelle frittate? Tu hai mai visto quelle carote belle con il ciuffo? Sì, certo. Che generalmente ti rompono il ciuffo, dice lo vuole, no, e lo buttano. Io vado dietro al banco e recupero il ciuffo. Della carota? Della carota. Per farne? Una frittata. Col verde della carota? Sì. Quando è fresco, sì. Tu tagliuzzi tutto così, lo passi in padella come fosse una cicorietta e ci fai una bella frittata. Poi è bella anche come le dice le cose. Proprio, cioè ci sta. Allora, concludo con Ilaria Marino, prima agri-chef della Regione Lazio, una signora che sa e conosce il fatto suo, cuoco contadino, così si dice, con le acque profumate. Allora, io posso prendere, per esempio, delle fragole o del basilico e lasciarle in acqua per un tot? Certo, adesso dissetante, insomma, facciamo un'accoglienza, parliamo che noi siamo i cuochi degli agriturismi, no? Che quindi certo. Abbiamo la terra. Ti diamo il benvenuto con una bella acqua profumata. Dentro magari uno spicchio di limone, una fetta di cetriolo e un po' di basilico o menta. Sai, la fragola c'è solo un problema, che nell'acqua dopo un po' marcisce. No? Madonna, ma non ne azzecco una. Oh, avessi detto una cosa giusta. No, ma la fragola io te la frullo e ti offro un ottimo frullato. Ma io lo verrò a prendere, un santo marito che mi sopporta anche così. È una donna che non sa trattare la cucina, ma invece Ilaria Marino, lei sa fare tutto questo. Grazie di essere stata con noi. Grazie infinite. Allora, noi ci fermiamo soltanto per un momento. Tra un attimo, come fare d'estate a non immaginare una festa dove si possa ballare e cantare tutti insieme? Non fa niente se non siete bravi a ballare. Ballate lo stesso e tra poco ballerete con noi qui. All'ora solare si trasformerà tutto. Tra un attimo. Stasera dammi una mano, fai di sì,
Restami tutte le stelle, più brillerelle che c'hai, è un friccico di luna tutta per noi. Fammi sentire che quasi primavera, mannali meglio grilli per fa cri cri. Restami il ponentino più malandrino che c'hai. Roma, reggimi il muscolo stasera. Roma, non fa la stupida stasera. Dammi una mano a fare di no. Spegni tutte le stelle, più brillarelle che c'hai. Nascondemi la luna, sin nostro guai. Fammi scordare che è quasi primavera. Tiemme una mano in testa per dite no. Smorza quel venticello, stuzzicarello che c'hai. Roma, non fa la stupida stasera. Roma, non fa la stupida stasera. Signore e signori, gli Stornellatori all'ora solare, fisarmonica e voce, il maestro Fabrizio Masci. Tamburello e voci, Daniele Masci, mi sa che so parenti, tamburello e voce, Stefania Rubegni, grazie di essere con noi. Ci voleva un finale speciale. Roma non fa la stupida stasera. Armando Trovaioli, grazie, questo è il Rugantino, Garinei e Giovannini, e questi sono solo tre di un gruppo, maestro, di... Quanti siamo? Siete? 22 elementi. E cioè, una partita di pallone la fate tutta? No, ma abbiamo anche le ballerine, abbiamo tutta una sezione di strumentisti con fisarmonica, chitarra, mandola, mandolino, e portiamo avanti le tradizioni di Roma attraverso le melodie popolari, le canzoni che ci hanno tramandato i nostri padri, i nostri nonni, che sono le nostre radici della musica, no? Avete perfettamente ragione. Allora, nato alla Garbatella, quindi romano di Roma. Diplomato al conservatorio? Diplomato al conservatorio di Udine e sono diplomato anche in teologia. Ho fatto 3 anni in seminario per conseguire il diploma di teologia che mi permette di insegnare la religione nelle scuole, anche se non l'ho mai fatto, però per una questione di cultura personale. Cultura, conoscenza, questa vostra formazione è fatta per rallegrare piazze, feste. Voi siete dei grandi professionisti. Guarda, il complimento lo apprezziamo molto, abbiamo anche il piacere di dire che andiamo spesso anche all'estero per portare queste tradizioni. Partiremo a dicembre per Lione, ci ha contattato proprio una comunità di ciociari che stanno a Lione che vogliono riprendere le loro tradizioni. Signori, adesso noi vi faremo sentire cose belle e speciali. E voi dite perché avete messo gli sgabelli in studio? Me lo sto chiedendo pure io, adesso li smontiamo. Oggi è una puntata, un finale di puntata molto particolare. C'è uno stornello estivo che il maestro Masci ha fatto apposta per noi. Non preoccupatevi se a un certo punto verrà interrotto, ve lo dico prima. Ascoltate però con molta attenzione. Vada, maestro. Quando l'estate senti l'arsura, vi dico una cosa che è sicura, se ne andiamo tutti al mare a nuotare e a cantare. A guardare l'ora solare. E ci voleva. Vada maestro, vada. Vicino casa mia c'è sana bottegola, con certo vino che è una sciccheria. Una bella ricciarola lo venda chi che sia, ma fa l'occhietto solamente a me. Ariccia, riccia, riccia, ricciarola, bellezze come te ce n'è una sola. Tarice e te scabricci, me metti tra l'impicci, ma come te la spicci non lo so. Ariccia, riccia, riccia, ricciarola,
me devi di soltanto una parola, me devi di de sì, se non lo sai che fo, ariccia, 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 ariccialo. Se dice che a Frascati so tutte carinelle, Marina Albano c'hanno sole stelle, ma l'angeli incantati, le belle tra le belle, soltanto qui stasera puoi trovà. Ariccia, 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 bellezze come te ce n'è una sola, t'aricci e te scapricci, te metti tra l'impicci, ma come te la spicci non lo so. Ariccia, 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 me devi soltanto una parola, me devi di te sì, se non lo sai che fa. Ariccia, 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 me devi di te sì, se non lo sai che fa. Ariccia, 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 ra. È la forza della musica popolare. La canzone popolare rispecchia sempre il carattere del popolo che la compone. Facciamo un esempio. Io sono andato tante volte in Russia. In questi giorni sentiamo molto nominare questa parola, Russia. Le canzoni popolari russe sono tutte molto malinconiche, perché il popolo russo è sempre stato un popolo oppresso. E i zar, lo, 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 lo. Se andiamo, che ne so, a Vienna, tararara, molto pomposa, maestosa. A Roma? Quel... A Roma... Che te devo dire? Fateci largo che passiamo. Cioè, sì, ci sono canzoni allegre, ma anche canzoni un po' più tristi. Noi cerchiamo di portare allegria. Noi vogliamo solo portare allegria, perché a Roma, come dire, e quando anche ci sia una punta di malinconia... Dobbiamo pensare a Tanto per cantà. Attenzione. Tanto per cantà la scrive... Sì, lo so, se avete sentito voci di bambini, mica avete sbagliato canale. Stanno per succedere cose qui. La scrive Ettore Petrolini, tutti in piedi. E ci mancherebbe un genio assoluto. Ettore Petrolini, la musica. Alberto Simeoni, il testo. Ed è un successo assolutamente senza tempo. E allora, Tanto per cantà. Perché noi siamo l'ora solare. Vogliamo stare allegri. Maestro. E fa la vita meno amara, ne so comprare una chitarra, e quando il sole scende e muore, mi sento il cuore cantatore, la voce è poco mantonata, non serve a fare una serenata, ma solamente a far maniera. Fammi un sogno a prima sera, tanto per cantare, perché mi sento un friccicone nel cuore, tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi in fiore, fiore dell'illà, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie, e mare intorno mi va de bugie. Tanto per cantare, perché mi sento un friccicone nel cuore, tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi in fiore, fiore dell'illà, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie, e mare intorno mi va de bugie. Fabrizio Masci, Daniele Masci, Stefania Rosegni. Stefania canta Gabriella Ferri, questa splendida voce, questa splendida signora. Piazze estive, quali sono? Bene, abbiamo già una... l'estate abbiamo tantissime piazze. Vogliamo dare un appuntamento anche a giugno. Abbiamo un grande concerto a Fiumicino con tutto il gruppo al completo. Sì. Abbiamo anche le ballerine. Ecco, davanti la chiesa Stella Maris. Chiesa Stella Maris, chi conosce Fiumicino la conosce, diversamente, insomma, gli stornellatori sono loro. Hanno anche fatto un disco, vero? Sì, abbiamo fatto un disco e... Arriva anche il disco. Allora, vogliamo dire che spesso ci chiamano le parrocchie per fare questo spettacolo. Davanti, perché comunque i parroci hanno sensibilità su questo tipo di repertorio, perché è un repertorio molto popolare che prende un po' le famiglie. Prende tutte le famiglie. Allora, intanto il nostro... Alessandro Tresa, è l'ultima puntata. Posso passare davanti alla telecamera, vero?
Ma sì che lo posso fare, in questo studio io, viziata come una bambina, posso fare tutto. Eccolo qua, Stornelli e canzoni de Roma. Non ci sono dubbi, non poteva che essere così. Allora, maestri, voi accomodatevi pure, perché io a questo punto ho cose da dire. La prima, se volete, è una piccola notazione, piccola, piccola, non troppo piccola, è raddoppiata. Sono due api, sono state il regalo... a titolo di tutto il nostro pubblico, perché è il primo da ringraziare il pubblico, di una spettatrice molto, molto, molto speciale che si chiama Laura, e ovunque sia noi le mandiamo un grande bacio e un grande applauso. Voi dite, parli in maniera critica? No, siamo o non siamo, signori, noi dell'Ora Solare, il popolo del miele, quante volte ve l'abbiamo detto. Allora voglio ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo anno di Ora Solare. Sono partita correttamente dal pubblico, sapeste quanta gente c'è dietro queste telecamere, la mia produzione, Sara Brogi, Carmela Ferrentino, Emanuele Chessari, Jacopo Derrico, venite, Alessandro Tresa, il mio regista, 20 anni di amicizia, senza di te sono persa, Alessandro, grazie di cuore, a Valeria Badaloni, assistente alla regia, tutta la regia audio e video, la regia luci, la nostra grafica, la sala trucco, senza la quale, diciamola tutta, uno in studio non entra, senza la sala trucco non si può. Non ci sono tutti i nostri videomaker, ma sono Antonella Ferrara, Marta Manzo, Rosario Sardella, Giorgio Brancia, Matteo Forino, dov'è Matteo? Matteo Forino c'è, lei è Sara Brogi, a proposito della produzione, Emanuele Chessari, Jacopo Derrico. Tutti i nostri montatori, tutto quello che avete visto, tutti i servizi bellissimi che avete visto, li hanno realizzati, li hanno montati i nostri montatori. Walter D'Arcangeli, il nostro assistente di studio, che mantiene la promessa del cognome, perché è veramente un arcangelo. E poi l'uomo che ho fatto disperare da 5 anni e mi appresto a far disperare il 6º, Stefano Sbaffo, che deve entrare qui adesso in studio, qualcuno lo trasporterà. Tutti i miei operatori di studio, tutti, le mie autrici, Francesca Mancini, Sara Cacioppo, Eugenia Scotti, tutte qui con me. E poi ovviamente la mia favolosa, meravigliosa redazione, queste signore mi sopportano e mi supportano come lo fanno Natalia Castiglia, Miriam Giacalone, Elisabetta Gherardi, le due favolose Virginia, Virginia Conti, Virginia Ciaroni, Sara Lucernoni, poi c'è Laura Bernardini, perché l'Ora Solare in 5 anni ha anche prodotto 2 fiocchi, uno rosa che è in braccio a Laura Bernardini e un azzurro, Laura Bernardini con Umberto e Maria. Ed infine, signori, lui teme molto questo momento, perché è un uomo del fare, è un uomo che fa e che vuole esporsi pochissimo. Però, davvero, esiste una squadra perché esiste un comandante, un capitano, e lui lo è, il nostro Dario Quarta, capo progetto a TV 2000, che io abbraccio... Gli avevo promesso cose terribili, Dario ti intervisto, Dario vieni di qua, Dario balliamo insieme, ma poi ho detto non si può fare. Voglio ringraziare tutti gli ausiliari di studio, voglio ringraziare le persone che per primi ci accolgono a TV 2000, voglio ringraziare questa squadra senza la quale, credete, io non sarei assolutamente nulla. Grazie a questa rete, grazie al nostro direttore Vincenzo Morgante, grazie a tutta TV 2000, grazie a voi. A settembre, con un'estate che vi terrà tutta compagnia, perché questa è l'Ora Solare, noi a settembre torniamo con puntate nuovissime e con questo spicchio luminoso, no, com'era? Angolo luminoso della vita quotidiana. L'ha pensato lui. L'Ora Solare, grazie signori, grazie a tutti. Grazie amori, grazie. Nel petto invece nasci in fiore, fiore di lilla, e mari volti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie, e
mari intorno mi va le bugie.